che qui c'è una diffusa illegalità che non viene combattuta dagli italiani, dai rom, dagli extracomunitari, per cui come vogliamo pretendere di essere solidali? Qui ognuno fa come gli pare. E mi riferisco per esempio al famoso discorso dei rom che fanno fuochi, che provocano diossina. Vogliamo anche dire che, condannandoli assolutamente, sia chiaro, ma vogliamo anche dire che lì accanto a questo c'è anche chi non rispetta le regole ed è nell'illegalità perché smaltisce rifiuti che andrebbero conferiti a un discariche autorizzate e per cui riscuotono da chi vuol disfarsi di questa di queste materassi, frigoriferi ed altro, riscuotono per pagare lo smaltimento e invece con 10 euro li portano lì in via Salviati, li scaricano, poi tanto sanno che gli danno da fuoco. Quindi voglio dire, cioè, non ci nascondiamo dietro nulla, non usiamo il buonismo perché non mi sembra il caso, ma non ci nascondiamo nemmeno di fronte a certe realtà. E allora, detto questo, non ci può essere un riferimento legato all'etnia, legato al colore della pelle, ad altro. L'illegalità è illegalità per tutti, se non si dà un segnale forte, chiaro, preciso, per cui l'illegalità non è tollerata, e che peraltro fa la differenza tra l'Italia e gli altri paesi europei, dove chi delinque viene perseguito. A tutti sarà capitato di sentire persone rumene che dicono e per forza stanno qui, perché lì se no non gliela fanno raccontare la storia, vengono qui a far come gli pare. Credo sia capitato a tutti e non è una leggenda. Questo è il secondo punto. Il terzo punto, che è quello che ci tocca più da vicino, e vi chiedo ancora due minuti, sì, vai. È il livello cittadino, cioè Roma, Comune di Roma. Ovvio che il Comune di Roma, per esempio, rispetto alla legalità e a questi discorsi qui, non può fare più di tanto con il corpo dei vigili urbani, questo è chiaro, no? Quindi ci deve essere una volontà politica di qui sopra. Ma come si fa a non far succedere più quello che è successo a Tor Sapienza? Ovvio che quello che è successo a Tor Sapienza, ma non solo a Tor Sapienza, perché parliamo e ci ricordiamo di Corcolle, di Sette Camini, di altri più o meno gravi episodi che sono successi e che secondo me purtroppo succederanno, perché questo crea spirito di emulazione. Io personalmente sono stato oggetto di telefonate da parte di cittadini di altri quartieri dicendo noi qui abbiamo la stessa situazione, guidateci voi, consigliateci voi come si fa a far casino. Non mi sembra una strada auspicabile, insomma. Quello che penso io, per esempio, è stato uno sbaglio da parte del Comune di Roma o di chi, altre istituzioni. Bravo, e questo è il punto in cui arrivavo. Ora, lo sbaglio delle amministrazioni comunali, io credo sia superfluo raccontarcelo, e senza fare propaganda politica di destra, di sinistra, di centro, di sopra e di sotto, perché sotto vari aspetti, per vari motivi, sono stati latitanti tutti, più o meno, o nei metodi o nelle azioni. La grave mancanza del Comune di Roma, che è il diretto interessato alla gestione delle periferie, sarebbe lunga, ma almeno quella più palesata è il fatto che purtroppo l'amministrazione capitolina non ha mai avuto programmazione, ma ha sempre affrontato, quando l'ha affrontato, se non addirittura è stata latitante, le periferie con azioni che andavano in un certo qual modo a tamponare, le ha sempre affrontate all'occorrenza, come sta facendo questa. Ci auguriamo di potergli far prendere una strada diversa. E ne approfitto per dirvi che giovedì pomeriggio alle 17, proprio all'interno del Morandi, abbiamo organizzato, non come agenzia ma anche come agenzia, ci sarà una riunione aperta a tutti i cittadini dove verrà ripresentato il progetto Reblock all'amministrazione capitolina. E inserisco il progetto Reblock in quanto
anche risposta a quello che stavi dicendo. Come si fa a non farlo succedere più? La cosa drammatica di Tor Sapienza, che permetto di dire, è veramente avvilente, è che a differenza di molte altre periferie, dove per lo più, chiedo scusa a chi invece non fosse così, ma non ne sono a conoscenza, per lo più si è sempre individuato, lamentato e fatto istanza del disagio e dei vari disagi, che è pur vero che ci sono, Tor Sapienza, che ne ha più degli altri, per i motivi che non sto a spiegare, ma che se volete lo faremo, sì, ha anche drammaticamente da una parte e per fortuna dall'altra, è l'unica che ha in mano una progettualità, un progetto, anzi vari progetti, ne nomino solo il principale, che è il progetto Reblock. Progetto Reblock che, guarda caso, Lupus in Fabula, che è in corso da un anno e mezzo con la comunità scientifica della Facoltà di Economia del Lui di Tor Vergata, e che è uno dei 18 paesi, è Urbat Europa, che ha individuato località, posti, quartieri nelle grandi città, normalmente, generalmente destinati ad edilizia popolare, infatti il Reblock è un acronimo che sta per Rewilding Block House, ovvero la riqualificazione degli ambienti urbani. Ieri sera Marino ha parlato, ero lì mentre lo stava dicendo, di riqualificazione, di miglioramento della vita e di decoro. Da domani ci impegniamo ad affrontarlo. Vi risulta questo comunque su tutte le testate? Io lo spero, soprattutto per i cittadini di Reggio Emilia. Io spero. Ecco, guarda caso che domani noi appunto lo presenteremo pubblicamente, Marino intervenne, Caudo intervenne, Masini intervenne, la Marino intervenne, il presidente del municipio, in una riunione in cui gli fu presentato alcuni mesi or sono, quasi un anno fa, e guarda caso l'oggetto, il nucleo centrale di questo progetto, ritenuto il migliore tra tutti quelli presentati in Europa, aveva come centro, come epicentro, la spina centrale del Morandi, ed è finalizzato alla riqualificazione, miglioramento della vita, decoro, efficienza energetica. Cioè sembra un copia e incolla quello che ha fatto Marino inavvertitamente, però l'amministrazione di Marino in particolar modo ha questo progetto che, nota bene, e finisco, sì, è da una parte cantierizzabile da questo momento, da ieri, che può essere finanziato con fondi europei che abbiamo anche indicato tramite l'Università Tor Vergata dove andare ad attingere. La condizione dalla quale non ci si può esimere è che l'Europa vuole, accanto all'unità scientifica, al gruppo di supporto locale, anche la presenza del Comune di Roma, che non è che deve mettere soldi o d'altro, deve garantire con la propria presenza che questo progetto vada avanti. Noi ancora stiamo aspettando le risposte le quali, e concludo, che se ci fossero state, visto che in Romania, con tutto il rispetto, ma anche in altri paesi, invece questo processo è già iniziato, i cantieri sono in corso, se ci fosse stata questa attenzione dovuta, credo io, vista il virtuosismo oggettivo del progetto, se ci fosse stata e fossero iniziati le cantierizzazioni all'ATER, perché c'è di mezzo anche la ristrutturazione e la riqualificazione delle case, molto probabilmente quello che è successo, dovuto all'esasperazione, non sarebbe successo in questi giorni. E poi ci dobbiamo sentire dire che Tor Sapienza è un quartiere razzista, addirittura xenofobo. Siamo indignati in questa. Tor Sapienza sono associazioni che danno, come si dice a Roma, il fritto, no profit, e che da anni accolgono, intervengono, aiutano
e operano all'interno dei campi rom, all'interno delle comunità internazionali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la nostra scuola è la scuola con il maggior numero di bambini rom dentro. Non è mai successo niente, se non cose stupide. Quindi Tor Sapienza è xenofoba e razzista, non l'accetto. Allora cerchiamo di far qualcosa, ma Alessandro Rosi, simpaticamente, riconosco che è uno dei più attivi all'interno del municipio e ho grande stima in lui, però aiutateci, aiutateci, perché sennò poi qui il primo che salza e strilla fa eco. Sì, i primi che salzano e strillano sono quelli che in qualche modo, magari qualche volta anche non volendo, ma sono pochi, instigano poi e lanciano il segnale e la comunicazione, il messaggio, no? Che diamogli fuoco, mandiamoli via. Esatto. Stamattina c'era anche Alessandro, quando una persona anziana che rispetto benissimo, quelli se ne devono andare a casa sua, al paese suo. Io ricordo che i Sinti sono italiani, ma c'è una storia troppo lunga anche qui che con rete territoriale potremmo spiegare, ma con equidistanza, non vogliamo abbracciare né l'uno né l'altro, però insomma bisogna conoscere delle cose per poterle valutare. Esatto, esatto. E quindi ecco, quello che chiediamo, chiederemo fortemente giovedì, è a Marino di prendere, e alla sua giunta di prendersi un impegno riguardo al Reblock, che sicuramente non solo può dare una grossa mano, anche se tardiva, la situazione di via Morandi, ma che addirittura il comune se ne può avvalere per un discorso pilota ambizioso e scientificamente approvato anche per altri quartieri di Roma. Qui c'è Alessandro Rosi, poi magari dopo, quando farà il suo intervento, vediamo cosa ci potrà dire su per quanto riguarda Reblock. Ti faccio l'ultima domanda, poi ti lascio libero, visto che è il sabato pomeriggio, magari dopo 4 giorni di inferno, no, passi a Tor Sapienza, dovrai fare una passeggiata pure con la compagna. No, sto lavorando invece sul documento che vorremmo portare a Marino martedì. Ecco, infatti, sempre a lavorare. L'ultima domanda che ti faccio: oggi c'è stata una manifestazione con tutti quanti, diciamo, con una stragrande maggioranza dei comitati di quartieri, comunque delle periferie di Roma. Voi come agenzia di quartiere Tor Sapienza avete aderito? Allora, se per aderire si intende esserci andati, no. Ma non perché siamo contrari a quella manifestazione, che riteniamo quantomeno opportuna e obbligatoria, perché è ovvio che l'esasperazione e non il razzismo, l'esasperazione porti a quei livelli, ma perché grazie a chi ci è andato, mi sento di dire, perché va manifestato il disagio. Noi non ci siamo andati per un semplice motivo, perché qualcuno deve pur fare, noi abbiamo i nostri limiti ovviamente, se andavamo lì non potevamo fare quello che stiamo facendo, ovvero stiamo lavorando come da sempre per individuare e, un termine brutto, obbligare, specialmente in questo momento, l'amministrazione capitolina a fare delle cose semplici, immediate, reali, efficaci, per poter far sì che la vita in Tor Sapienza, in particolar modo, ma nelle altre periferie, sia più vivibile, sia meno esasperata, e quindi si crei un terreno, un humus, dove quando parliamo di integrazione e di rispetto dell'essere umano, italiano e non, perché quella ragazza italiana, questo ha tentato lo studio, quindi non dargli torto, dove certe cose non dico non debbano succedere, perché il mondo dappertutto succede, però non in questa maniera, come sta succedendo a Tor Sapienza, per scelleratezza delle decisioni politiche, scelleratezza. Esatto. Per il numero di insediamenti che ci sono, senza creare servizi e infrastrutture, anzi togliendoli, per come logisticamente sono posizionate, assurde. È questo, cioè, finché la politica fa le cose, i politici fanno le cose senza senso,
e peraltro senza nemmeno condividerlo con il territorio. Ma secondo me, secondo voi, secondo tutte le persone di buon senso, possono avere poi delle conseguenze positive?